Buongiorno, benvenuti, sono Marco, siamo di nuovo qua in via Mercadante 133, ecco il direttore gara, azzeriamo i nostri cronometri, siamo tutti pronti, tutto pronto, pronti per partire questo sabato sera, si parte, benvenuti, dunque sono Marco, gara di campionato numero 8, ci incontrano oggi i bianchi del Virtus Mercadante Juniores e i, diciamo, rosso-blu. Che i miei fan si mi sgridano sempre, dicono che sbaglio i colori, sbaglio tutto, no? Non sbaglio solo i colori. Del Borgata Citturin. Come sempre noi mi chiameremo Citturin, ma è Borgata, da non, perché c'è anche la squadra Citturin. Mani. E quindi come sempre facciamo, salutiamo chi ci è venuto a trovare, quindi salutiamo il Borgata Citturin, il presidente, il direttore sportivo, il direttore generale, salutiamo il mister, la panchina, eccola lì in fondo. Adesso lo inquadreremo, eccola qua la panchina, il mister, i dirigenti, il capitano del Borgata e i tifosi che sono qua alla mia sinistra, tantissimi miei amici della Borgata Citturin, prima volta che li incontriamo, io mi incontro sempre il Citturin, ma il Borgata a mia memoria mai, anzi io non l'ho mai incontrato. Quindi come sempre buon divertimento, vinca lo sport, questo qua è Beppe Greco che ci darà fastidio. Beppe ancora un po' a sinistra, grazie. Beppe Greco, guarda linea dirigente, è anche abbastanza uomo immagine quest'oggi, questo sabato sera, sono le ore 18.05, leggermente in ritardo, ma tutti si sono collegati in ritardo in tutte le altre TV nazionali e satellitari. Noi bianchi, loro rosso-blu. Via. E quindi buon divertimento con lo sport, mettiamoci comodi, non fumiamo e navighiamo con questo bellissimo sport che è il settore giovanile. Campionato provinciale Under 19 o Juniores, abbiamo salutato la società Borgata Citturin, adesso dobbiamo solo beccare il capitano del Borgata Citturin. E naturalmente salutiamo tutti i tifosi del Mercadante che sono collegati qua su questo YouTube e sono qua presenti alla mia sinistra, alla mia destra, davanti alle tribune, fuori gioco. E salutiamo i tifosi neutri, quelli che dicono ma si va oggi, mi guardo Mercadante Borgata Citturin del calcio dilettantistico di Torino, Torino Nord. Ottava gara del campionato, questo bel sabato pomeriggio, spalti gremiti, ecco, guardate quanta gente c'è, stanno ancora entrando i tifosi del grande calcio, tra poco leggeremo la formazione, bella l'apertura sulla sinistra, bravo il giocatore del Citturin in laterale, due tempi da 45, quindi mi raccomando come sempre non fumiamo, divertiamoci insieme. Laterale per il nostro, per la nostra squadra del Mercadante Virtus Bianco. Greco, Tajani, ancora sulla sinistra Greco, fuori gioco di Loria. Ed ecco la formazione di quest'oggi del Mercadante. In porta abbiamo Ricciotti, centrali Amodio e Vojdok, a sinistra Memai, a destra Ferro, centrocampo con Tajani, Mosca e Lentini, in attacco Loria, Govoni e Greco. Squalificato il nostro Di Ponto per due turni. Punizione, ecco il direttore di gara. Ecco il nostro Mosca, minuto 6. Vediamo un po' come si svolge questa punizione. La palla arriva al limite dell'area. Recupera ancora il Borgata, ma noi liberiamo col nostro Vojdok. Rimessa da fondo campo, ecco che Amodeo di testa Mosca, Tajani libera, ma recupera ancora la difesa del Borgata, ancora Tajani stoppa, tutto buono dice il direttore di gara, apertura sulla sinistra per Memai, ancora Govoni,
molto alta la difesa della Borgata, potete vedere, noi siamo in linea, sono molto alti, battuta la rimessa, Tajani prova a inserirsi, la difesa libera, la palla arriva a Ferro. Dai, recupera! Tutto buono. Occhio alla linea, la linea! Govoni sulla sinistra, lotta contro due, perde il confronto, parte sulla destra il Borgata, palla centrale, una bella corsa il Borgata, prova il nostro Vojdok, bravo a fermare il ragazzo al limite dell'area di rigore, prova ancora la palla. Dai, difesa molto alta del Borgata, siamo proprio in linea con la loro ultimo difendente, vedete quanto sono alti. Adesso naturalmente salutiamo anche la panchina del Mercadante con Mister Ciniero, con i dirigenti, con i ragazzi pronti per entrare, eccoli qua. Oggi manca solo appunto Di Ponte e Carlucci, hanno chiudilo. Non convocati. Qua Riccio. Palla molto lunga, bravo il nostro Loria, apre per Lentini, apre ancora Lentini, recupera bene il pallone, palla a Loria, fuori gioco quindi del nostro Greco. Mosca di testa, controlla male il numero 8, ancora Greco, Tajani, apertura sulla sinistra per Govoni, lancio lungo su Loria, forse un po' troppo lungo, un po' se ce la fa, recupera bene, prova a passare, non ce la fa, parte il Borgata sulla fascia destra col numero 11, bravo il nostro difensore Vojdok, mette il piede, libera bene, bravo, ancora contropiede, ragazzi, Coboia, Mosca, Tajani, la palla data indietro, adesso Loria si è messo a sinistra, a destra Govoni, centrale Greco per questa, in questo undicesimo minuto. Le squadre stanno giocando bene questi primi 10 minuti, il portiere ancora abbastanza inoperosi. Ecco qua il capitano, l'abbiamo trovato, il numero 2 del Borgata Cittorin, salutiamo anche lui, ecco tutta la squadra, il capitano, benvenuto quindi anche al numero 2, capitano del Borgata Cittorin. Ricciotti conquista la palla, la manda lunga per Loria, il difensore recupera Tajani che mancia ancora Loria, fallo su Loria, punizione va Tajani sotto la nostra panchina, siamo al 13esimo, va Tajani col suo sinistro, la palla arriva in aria, direttamente sul portiere, parte ancora Loria sulla sinistra, esterno destro, oh no! La palla scivola, mamma mia, Govoni non riesce, 14esimo, è troppo vicino, ancora il laterale, il rinvio di Ferro, questa volta va Govoni, la palla arriva su Lentini che ancora Mosca prova a entrare, ma la difesa è tostissima del Borgata, Tajani col piede ancora non riesce a fermare il giocatore, libera Amodeo ma non completamente, ancora Tajani, attenzione, entra in aria il giocatore, in tre a coprire, calcio d'angolo dalla sinistra, siamo al 15esimo, va il giocatore del Borgata, controlliamo l'area di rigore, tutti fuori i giocatori del Borgata,
vediamo cosa studiano. A parte il calcio d'angolo, bravo il nostro portiere, in due tempi, però la prima volta era fallo. Bella gara fino in questo momento, due grandi squadre, il Borgata sta giocando bene, la palla sulla sinistra per la Nemai, Tajani prova a lanciare Loria, libera la difesa in laterale, laterale va forse Memai, la palla da dal centro, dai che arrivi, mette il piede Loria ma la palla non entra, bravo Nico, parte il 10 sulla destra, lancia il suo collega ma la palla esce. Campionato provinciale Under 19, siamo in via Mercadante, questa ottava gara del campionato, siamo qua con gli amici rosso-blu del Borgata Citturin, campionato provinciale, siamo quasi, siamo più di metà del girone di andata, un'altra bella partita qui al Mercadante. Calcio d'angolo dalla destra, va adesso di nuovo il Borgata, siamo al 19esimo, attenzione ai calci d'angolo che sono sempre un po' imprevedibili. Parte il calcio d'angolo, tutto bene sul primo palo, ma c'è il nostro difensore Govoni. Loria, Loria, orco boia. La palla è al limite. Lancio lungo del giocatore numero 5, ma arriva il nostro Ricciotti e recupera la palla. In questo momento il buco, ricordiamo i nostri social che sono Facebook e Instagram, basta scrivere Mercadante Juniores e poi se volete viaggiare sul sito internet andate su Scuola Calcio Mercadante. Loria, Loria entra in aria, bravo il difensore a stopparlo nel momento migliore al nostro Loria e recupera il portiere, quindi navigate con tranquillità con i nostri soci e con il nostro sito internet Scuola Calcio Mercadante. Parte ancora il Borgata, tiro, ma Ricciotti c'è, recupera la palla. Occhio, mano dietro, Manu. Palla il nostro Ricciotti. Era difficile, che Borgata è una grande squadra. Bravo Andre! Ancora la palla su Vojdok. Lancia lungo ma la palla esce. Batte il nostro Mosca alla punizione, il 7 va a disturbare. Apertura sulla sinistra per Memai. Sempre Govoni sulla destra, ancora Mosca, prova a lanciare Loria, forse un po' troppo lungo. Per un pelo non riusciamo a recuperare la palla, parte il 6 qua sulla sinistra, si allunga, fallo sul nostro, bravo Gio, bravo Gio, buona Luca, ammonito Mosca, mannaggia, l'arbitro ha punito il nostro Edoardo Mosca. Punizione va al numero 4, siamo al 23esimo, finito il primo quarto di gara, una gara molto intensa in questi primi minuti. Va il numero 4 col suo destro, un tiro diretto, la palla è laterale per il Mercadante, sulla sinistra va Memai, serve Vojdok, la palla ancora per Memai. Non arriva la palla a Greco, ancora sulla sinistra la palla per il Borgata. 13 novembre 2021, campo numero 1 in erba sintetica, siamo qua, questo bel sabato sera, bello, con rischio, vero? Lancio lungo per Loria, la palla è buona, vediamo un po'. Ah no, non era, no no, non era, era Lentini. Quindi l'azione era di Lentini sulla sinistra, Govoni prova a mettere il piede, ancora Govoni, eccolo qua, c'è un po' di confusione, questo è Loria. Loria, Loria, parte un bel cross, la palla, Tajani, tiro, gol Tajani, gol, minuto 25, 25esimo sotto la curva del Mercadante, il nostro capitano numero 8, gol.
E quindi 25esimo gol di Tagliani su cross perfetto di Loria sulla destra, la palla è entrata in area e il sinistro di Tagliani ha portato a uno il gol in questa gara difficile. È una gara difficile. Ancora Greco mette il piede, ma gioco pericoloso. Il 6, Loria sulla destra, ancora la palla in zona pericolosa, ecco che combatte il nostro Govoni che è un po' arretrato. Uomo! Buona Luca! Ancora Tagliani, prova a lanciare Greco, urco boia Greco! Il portiere in laterale! Greco prova a entrare ancora Tagliani, ma la difesa chiude. La palla esce, fallo del nostro Greco. Rimessa del portiere, anzi fallo battuto dal portiere del Borgata. La palla adesso è ancora in difesa al numero 5. Apre qua sulla sinistra. La palla ancora in difesa. Quindi un Govoni adesso più indietro rispetto a Lentini, Greco e a Loria. Portiere apre sulla destra. Sale l'attacco del Mercadante Bianco. Ancora il difensore centrale molto alto, il numero 5 del... Bravo, interviene il nostro Amodeo e butta la palla in laterale. Alzato. Mosca, lancio lungo su Loria. Greco prova a mettere il fisico. Attenzione, un po' di confusione. Lentini sulla sinistra, va adesso centralmente, prova il tiro. Porco boia, bravo il portiere, bravo Lentini. 31esimo, quindi 1-0 per il Mercadante. Ma gara difficile però, ragazzi, perché il Borgata sta giocando bene, una buona circolazione di palla, una difesa molto alta che spesso ci colpisce in fuorigioco. Dai che buona! Di testa il nostro Mosca, la palla ancora a centrocampo, ancora la palla su Wojdok, prova a lanciare Lentini che è autore di un bel tiro qualche istante fa, la palla per Loria ma ancora Govoni apre sulla sinistra, palla ancora sulla sinistra, Lentini ancora che combatte, parte il Borgata però dalla zona destra, attenzione, la palla però termina in laterale per il Mercadante. Solo Andre di qua. Un lancio di Wojdok non è andato a segno, la difesa ha chiuso, la palla termina di nuovo in laterale per il Mercadante. Una gara difficile veramente, grande squadra questo Borgata, noi stiamo combattendo, abbiamo fatto già due tiri, però anche loro, diversi calci d'angolo abbastanza pericolosi. Rimpalli, la palla ancora a centrocampo con Mosca, apre sulla destra per Loria, controlla bene, Loria, parte il cross, urco boia. Laterale va Ferro, questo numero 2, la palla... per Greco, la palla esce, è ingabbiato da tre uomini Greco, difficile recuperare. Fallo e ammonito il giocatore del Borgata. Punizione per il Mercadante per il fallo su Greco, è ammonizione, 36esimo, va Govoni. Inizio movimento nella posizione di crossista, si dice crossista, esiste, ma si prepara Govoni. Il colpo di testa del nostro Wojdok, la palla esce di poco alla sinistra del portiere, 36esimo, che bella azione, cross al cucchiaio e spinto da Wojdok. Gomito in faccia, dire, ma dove guardi? Buttala fuori, ci muove a terra. Tagliani prova ad attaccare gli spazi, libera alla via il parroco il Borgata Citturin. Ancora Amodeo, anzi no, Wojdok in calcio d'angolo. Lancio lunghissimo, cioè, trovati impreparati là. Il lancio lungo, calcio d'angolo,
controlliamo il tempo, siamo al 38esimo, va col sinistro il giocatore, col destro, e la palla termina ancora in calcio d'angolo. Mettila bene, ancora di destro, un giocatore fuori. Vojdok disturba l'attaccante, parte Govoni, ancora Govoni sul binario di sinistra, attenzione, treno in transito, allontanarsi dalla linea bianca, poi Lentini no, incespica sul più bello, arbitro, il mercatante chiede un rigore, ma io sinceramente non l'ho visto, sinceramente penso che sia stato più, attenzione, stanno scappando questi qua del Borgata, ancora tutto buono, dice il direttore di gara. Vojdok, punizione quasi al limite dell'aria, va il giocatore del Borgata, attenzione a questi punizioni, si prepara la punizione, il tiro, due in barriera, si apre la barriera, qualcuno tocca, liberiamo a stento, la palla va a Loria, tutto buono, pensate al numero 2, la palla termina in laterale, ancora il 2 guadagna qualche metro, lancia di nuovo per il numero 11, due combattono contro il giocatore del Borgata, fallo su Mosca, giusto, si è ripreso il nostro Edoardo Mosca, niente ammunizione, parte Ricciotti, lancio lungo su Loria, vediamo un po' se è lunga o corta, è buona, Loria cross, Coboia, ancora il difensore altissimo in laterale, bella l'azione di Ricciotti, Loria, Greco, serve Govoni, fallo col numero 7, l'arbitro non fa continuare, quindi punizione, minuto 42, ancora il numero 4 alla punizione di destra, vediamo un pochettino, parte la punizione molto alta sul secondo palo, fallo su Ricciotti e quindi punizione, palla arriva a Loria che prova a far scivolare, ma il 2 è bravo, il capitano lancia poi il numero 7, ancora la palla a centrocampo, la palla si da sinistra, ancora Loria disturba, prova Greco, bravo, mette il piede il nostro Greco e la palla termina in laterale, ecco il capitano, salutiamo anche di nuovo il capitano del Borgata Cittorin alla rimessa laterale, la palla Govoni colpisce di mano, l'arbitro è bravo a non ammonirlo, sembrava quasi volontario ma era forse un fallo istintivo, non cattivo, va sempre il numero 4 alla punizione, vediamo un pochettino, un po' più tesa, 44esimo, 70 secondi alla fine, mal battuta questa, fallo del nostro difensore, l'arbitro ha fischiato il fallo, si prepara in zona pericolosissima il numero 10, siamo al 44 e 44, quattro in barriera, parte il 10, la palla esce, per fortuna la punizione non ha avuto esito e quindi la palla adesso è arrivata al nostro Ricciotti, lancia sulla sinistra Lentini, la palla esce, l'arbitro sta facendo recuperare qualche cosa, forse un minuto, la palla centrocampo, Mosca mette il piede, cade per terra, tutto regolare, e quella è a terra però, la palla sulla destra per Ferro, 46 e 20, la palla esce e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi e siamo di nuovo in campo, le squadre si sono posizionate, l'arbitro sta controllando come sempre le due porte, tutte le televisioni collegate, i giornali sono rientrati, i satelliti sono in funzione, il pubblico sta rientrando dopo questa
quarto d'ora di pausa. Tutto pronto, si parte col secondo tempo. Direttore? Sì. E vai, quindi buon divertimento secondo tempo, gara di sport soltanto. Questo 13 di novembre 2021 incontriamo a casa nostra i rosso-blu, rosso-neri, non so se sono rosso-blu o rosso-neri, del Borgata Citturin. Come sempre buon divertimento, anche secondo tempo, Marco ve lo augura di cuore. Tajani, marcatore del primo gol, la palla termina in calcio d'angolo. Calcio d'angolo va adesso Govoni, destro, parte un cross, devia il difensore, la palla ancora... tiro porco boia del nostro giocatore, un bel destro ma la palla esce, bello il tiro al minuto 1 di Greco, peccato, tutto bello il movimento però la mira era leggermente alla sinistra del portiere. Ancora Greco prova a liberarsi della difesa che è veramente tosta di questo Borgata Citturin, campionato provinciale under 19 o juniores. Proviamo a muscolare per un amico del Borgata, vediamo un pochino se riesce a riprendere. Palla Tajani che serve ancora a Memai, ancora Tajani, la palla persa. Persa, brutta punizione battuta. La palla adesso data al Borgata, Citturin con numero 11, prova Govoni che si spinge anche in difesa e libera. Terzo minuto, rientra il giocatore numero 4 del Borgata, ancora Govoni sulla fascia destra questa volta, fallo su Govoni, si prepara Amodeo, ha provato un passaggio indietro, laterale, niente, lancio lungo a questo punto, prova a lanciarsi Govoni, anzi Loria, questa volta sulla destra Loria, sinistra Lentini, centro di difesa Greco e un po' più indietro Govoni, ancora Lentini prova a disturbare, la palla data centrocampo a Mosca, Mosca apertura su Govoni, prova di sinistra la palla, che prende. Bravo Memai, lancia di nuovo Lentini sulla sinistra e il difensore è bravo a liberare il laterale, l'arbitro dà la palla al Borgata, ancora la palla rimessa dal Borgata, Tajani disturba, vince il contrasto, ancora Lentini danza sulla zona sinistra, apre per Mosca, ingabbiato, perde la palla, pericolo, riparte, bravissimo Amodeo, bravo, mette il piede, ferma l'incursione Vojdok, bravissimo col destro, ancora a bloccare anche lui, no, era il sinistro. Ferro, l'ha data ancora a Mosca, un lancio lungo, ma recupera Tajani che lancia. Lentini, ma l'arbitro da un fuorigioco. Punizione per il fuorigioco del nostro giocatore, è difficile da solo vedere se la palla è in fuorigioco oppure no, quindi bisogna crederci, bisogna farsene una ragione. Lentini serve il giocatore del Borgata, ma la palla esce. Rimessa di Memai. Greco non vince il contrasto, ma lo vince Mosca che apre su Tajani. Rimpallo non ci favorisce, libera bene Memai. La palla esce nel laterale. Rimessa per forse Govoni, la palla a Loria. Giochiamo sulla fascia destra, perdiamo la palla. Ancora il Borgata che riesce a recuperare. Fallo su Mosca. Punizione va adesso il nostro giocatore, vediamo se... Bella, ha tutta la punizione larga per Loria. Loria si accentra. Loria, orco boia, bravo il difensore a fermare. Ancora Memai, bravo a chiudere la palla. Però attenzione, la palla. Tre quarti d'ora per favore. Memai,
Tutto buono, gettola di gara, abbiamo visto una spinta del nostro Greco per cercare di guadagnare spazio sul difensore, l'arbitro fa continuare. Il portiere recupera la palla, siamo al nono minuto del secondo tempo, 1-0 per il Mercadante dopo i primi 45 minuti, nessun cambio dalle parti del Mercadante. Campanile, tocca a Tajani, però la palla data poi al centro, bravissimo Amodeo, la palla ancora sulla sinistra, bravissimo ancora il nostro Amodeo, mette il piede e dà la palla a Govoni che perde la palla, attenzione! Palla alla nostra, nostra! Tutta la punizione dal Borgata, leva ancora Amodeo, palla Kung Fu, ma la palla rimane in zona Borgata, attenzione Tajani. Cambio quindi per il pomeriggio non collegato, è uscito un ragazzo del Borgata Citturin, punizione, nessun fallo, dodicesimo, batte Ricciotti sulla destra per Govoni, ma la palla tutto il laterale, la palla va al nostro amico 11 del Borgata, morde il nostro Amodeo, la palla termina in laterale. Ferro combatte a centrocampo, recupera però il Borgata. Ancora il 17, appena entrato il 17, salutiamo il 17, benvenuto in questa bellissima gara di sport. Lentini combatte, Tajani, ancora Lentini, si allarga sulla destra, lancia Loria, tutto buono, mi dispiace. Gol! Denis Loria! Denis! Tutto buono, regolare! Ma quale fuori gioco? Tutto buono, partito da dietro, bravi! E quindi Denis Loria al tredicesimo! Grazie anche a Lentini! Ce l'abbiamo il bar! E quindi al minuto 14 Denis Loria, grande gol su grande azione, grande passaggio del nostro Luca Lentini. C'è a posto Curti. Lasciala fuori. Quindi 2-0. Contropiede micidiale, la palla riconquistata a centrocampo ed è partito il treno bianco del Mercadante. Palla data adesso a Ferro. Tajani ancora, apertura sulla destra per Govoni, anzi per Loria, parte un cross, porco boia, tiro di Govoni, esce. Minuto 15, esce Ferro, entra Natola. Buona la gara del nostro Federico Ferro, come tutta la squadra. Adesso al sedicesimo c'è il nostro Natola sulla fascia destra. Recupera la palla il Borgata con i loro difensori altissimi. Prova a disturbare Doria, la palla è recuperata ancora dal Borgata. Attenzione, palla scodellata, libera Memai, libera Mosca, bravo Mosca che libera e la di Urco boia, Govoni non riesce a chiudere. Messa laterale sotto la nostra panchina, Tajani libera, tutto buono, il direttore di gara. Questa volta un altro fallo. Punizione va Govoni che fa anche il regista difensivo questo sabato sera. La palla entra in aria, Urco boia. Fallo ci sta. E quindi ha ammonito il nostro Cristian Greco, fallo non cattivo, ma l'arbitro ha voluto punire, sta più punendo i nostri giocatori che non quelli del Borgata, ma ci sta. Palla a Vojdok, un esterno sinistro, non ci siamo capiti, Ricciotti non si è capito col nostro Vojdok. Laterale,
palla Amodeo, libera di sinistro Lori. Allora la palla recuperata adesso dal Borgata, recupera Mosca, ancora Traiani, apre su Loria, anzi Lentini, arco boia, Lentini non riesce a passare, Mosca, tiro, bello il portiere, bravo il portiere del CIT, ancora Loria, tiro, gol, 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 Cristian Greco, minuto 21, bravo Greco, bravo, bravo, azione spettacolare. Bravo. E quindi al 21esimo ringraziamo la famiglia Greco, Greco per la visione del gol, ringraziamo Cristian Greco, grande gol, 31esimo, è uscito nel frattempo Lentini, è entrato Piazza, bravo. Guarda adesso di nuovo in difesa, parte la Borgata 3-0, secondo tempo, gara veramente sentita, siamo adesso al 23esimo, inizia l'ultimo quarto di gara, si lancia Piazza, altro fallo del Borgata, è entrato adesso, anzi è nato, era Natola, Piazza si è messo al posto di Lentini. Parte Amodeo, bellissimi i tre gol di oggi, veramente. Prova, prova, urco boia Mosca, niente, non va. Prende il gioco, la palla ancora a centrocampo, bravo il giocatore del Citturin Borgata, tutto buono, esce Natola, prova a lanciare, palla un po' corta, lancio lungo. Parte Ricciotti, lancio lungo su Greco. Ha fatto una gara stupenda, Greco ha meritato questo gol, palla data lunga, ancora la palla a centrocampo, Mosca si fa, bravissimo il nostro giocatore, tutto buono, la palla recuperata ancora dalla Borgata, a centrocampo, apre sulla destra, Tajani va a chiudere, la palla sta scivolando. Minuto 25, esce Greco, vediamo un po' chi entra. Entra Gentile forse. Beppe, entra Gentile, tu che l'hai vista buona. Sì. Quindi esce Greco, grande prova la sua, grande gol. Ha combattuto con una difesa quasi perfetta del Borgata. Ne è uscito vincitore. Adesso entra. Nico! Non è entrata! Non è entrata! È entrato Gentile. Eccolo il numero 16 Gentile, passa Tajani, bravo, Gentile, è entrato bene, la palla rimbalza su in centrocampo, grandissimo Voido che esce ancora bene, fallo su Voido, lancio lungo, la palla arriva lemme tra le braccia del portiere, quindi è entrato Piazza, è entrato Natola, è entrato Gentile, la palla ancora in difesa, siamo al 27esimo, bravo Memai di mestiere, ma l'abito da fallo libera Tajani con la sinistra, la palla riparte Loria che parte sul treno di destra, il difensore in laterale che contropiede micidiale del Mercadante. Marcatori del primo tempo Tajani, poi ha segnato Loria e poi Cristian Greco. Messa laterale, ancora su Loria, controlla, copre il difensore un campanile. E la palla esce. Ma tutta la punizione per il fallo di Loria, al limite della bandierina, controlliamo il tempo. 28esimo, ancora una vita, non molliamo ragazzi miei, le postazioni sui divani, non stacchiamo gli smart TV. Non staccate YouTube. Bello il portiere, bravissimo sul tiro di Govoni, calcio d'angolo, minuto 28, meriterebbe anche Govoni il gol. Piazza, Govoni, ancora, ancora Govoni, ha fatto un bel cross di sinistro, tiro, grande gol! Chi è? Voido!
Doc, che bravo il nostro Govoni e voi, Doc. Bravi, ragazzi. 4-0, minuto 29. E quindi 4-0, gol di Vojdok, eccolo qua Vojdok, che subito dopo il gol ha accusato un crampo. E quindi rientra Vojdok, 31esimo, 4-0. Una bellissima azione di Govoni sulla sinistra, cross perfetto e incornata del nostro Vojdok. Gentile, Tajani. Apertura sulla sinistra per Memai. Parte Govoni, grande gara anche la sua oggi. È stato un distributore energetico, diciamo. Un distributore. Beppe, ti devi sudare più da destra. Ringraziamo Beppe Greco per la disponibilità. Prima strada le battuta. La palla ancora sulla destra. Dai Nico, dai Nico. La palla Mosca che combatte centrocampo. Ancora Mosca, grandissimo, mette tutto quello che ha, poi mette anche il fallo, ed è giusto. Fallo e cambio per il Mercadante. Vediamo un po', sì, no, sì. Ecce Memai. Vediamo un po' chi entra. Mi ha preso non collegato, quindi è uscito il nostro Memai, è entrato Gian Domenico Bardascino, che noi chiamiamo Giando. Parte un cross, il portiere bravo, recupera la palla, 4-0, siamo adesso al minuto 33. Bravo il nostro Giando, Mosca colpito dal pallone più che con averlo controllato. Grande Loria, recupera bene Natola. La palla di Amodeo in laterale. Messa a trale per il Mercadante, fascia destra, cerchiamo di rallentare un po' i ritmi di questa gara intensissima. Un po' nervosa, calda, ma sempre corretta. 35esimo. La palla adesso a Vojdok, libera. Dai Nico! Prova a uscire, palla al piede ancora il Borgata, la palla sulla sinistra, riconquista la palla con un fallo il nostro Denis Loria. E quindi questo 13 novembre 2021 siamo in via Mercadante. Dove è via Mercadante? Zona nord di Torino, fate Corso Grossetto, via Botticelli, girate a destra e troverete l'impianto Scuola Calcio Mercadante di Simone Loria, dal 2015 alla Juniores. Cambio, esce Tajani, entra Grubic. E quindi il nostro capitano diventa il nostro Greco al minuto 36. Spizzica di testa Vojdok. Rimessa laterale, siamo adesso al minuto 36. Quindi è entrato Grubic. È entrato Grubic al posto di Tajani. Sì. È entrato Grubic, è uscito Tajani. Libera il portiere, la palla a centrocampo, ancora il Vojdok, che rimbalzo con la palla, attenzione, ed è bravo il nostro Ricciotti, poco impegnato questa sera, ma comunque bisogna sempre essere pronti. Loria parte sulla destra, strattonato, lancia, piazza, fuori gioco. Palla recuperata dal nostro Ricciotti, che lancia sulla sinistra il nostro Bardascino. Grubic, apertura sulla sinistra, la palla scivola in laterale. Mosca, grande prova oggi di Mosca, ma di tutto il Mercadante. Gentile in laterale, grande prova di tutta la squadra. 38esimo, 7 al termine, più recupero. Gentile disturba la difesa, ancora il Borgata, che vedete non lancia lungo, ma prova a giocarla. Ancora Bardascino, bravo Giando, mette il piede, ancora Grubic,
a centrocampo. Edoardo Mosca con la tranquillità. Questo è il fallo, l'arbitro fa continuare. Non ha visto l'arbitro, ragazzi. Però c'è uno per terra, eh. Uomo, uomo! Quarantesimo. La palla rimanata al nostra difesa. La palla data adesso sulla destra a Natola. Natola combatte, riesce a servire Gentile, ancora Loria, ancora Gentile, bello il lancio su Loria che parte forse un po' in ritardo. Il difensore serve il proprio portiere. Campionato provinciale Under 19, due grandi squadre sono qua oggi in via Mercadante 133. L'arbitro da Grubic mette il piede destro, la palla si alza, esce Natola, ancora Grubic combatte, bravo, la palla in difesa, ancora Loria mette il piede ma non riesce, la palla sta terminando in laterale. Ora si incunea. Fuori! Via! E salva il nostro Ricciotti, una grande parata. Sembrava dentro il gol, ma è uscito alla grande il nostro Ricciotti, ancora giando fuori. Abbiamo mollato un pochino in questi ultimi minuti, siamo al 42esimo. Via, via! Ancora Mosca prova a lanciarla al parco del Mercadante ma non ci riesce, ancora la palla al limite, ancora Gentile si combatte a centrocampo, libera Natola, un po' di confusione, un po' recupera bene Natola che parte sulla destra, un tacco di Loria, ancora Natola, bravo, ancora Loria, la palla esce. Palla al termine laterale, ancora rimessa per il Borgata, ma recuperiamo noi con Loria, ancora sulla sinistra, momenti un po' brutti e confusi, Gentile esce alla grande, bravo, giostro giallo, laterale per in Borgata, nel periodo non collegato appunto è stato espulso il numero 17 per il fallo sul nostro Gian Domenico che adesso è qui sul laterale, speriamo solo una botta, si è rialzato per fortuna, un attimo di nervosismo e è partito al... No, come ha lanciato la palla? 48esimo. Buono, buono, buono. 48esimo, esce Coggiando, per fortuna esce con le sue gambe. No, sta insieme lì. No, andate là, mandi a fare la docenza. Ci sarà da recuperare sicuramente. Sia... Direttore, ferma lì, si è fatto male. E finisce la gara al minuto 49. Anche oggi ha vinto lo Sport, complimenti a entrambe le squadre, Marco vi saluta.